Rispondere ai quesiti del questionario è semplice, basta scegliere fra le opzioni proposte. In alcuni casi dovrai inserire i dati nei campi prefissati. In caso di dubbi sul contenuto dei quesiti e sul significato di alcuni termini, consulta la guida alla compilazione e l'area dedicata a domande e risposte o contatta l'ufficio provinciale di censimento presso la Camera di Commercio della tua provincia. In ogni pagina bisogna rispondere alle domande nell'ordine in cui compaiono. Il questionario si apre con i quesiti numero 1 e numero 1.1. Qui si chiede di verificare che i dati prestampati sulla prima pagina siano relativi alla sede unica o centrale dell'istituzione non profit. I dati da verificare sono denominazione, indirizzo e codice fiscale. In caso fossero mancanti, errati o incompleti, si chiede di aggiornarli utilizzando gli appositi spazi. I quesiti numero 2, numero 3 e numero 3.1 chiedono di indicare lo stato dell'attività dell'istituzione non profit. Al momento della compilazione, nel corso del 2011, alla data del 31/12/2011. Attenzione! Soltanto le istituzioni non profit che hanno iniziato l'attività nel 2012, codice 4, devono rispondere ai quesiti successivi con riferimento all'anno 2012. In base alle risposte date a determinati quesiti, si attivano o si disattivano altri gruppi di quesiti. La compilazione viene quindi guidata dal sistema. Prendiamo ad esempio il quesito 7. Soltanto se la risposta è sì, il sistema attiverà un gruppo di quesiti su numero di soci e loro caratteristiche. I quesiti inattivi sono caratterizzati dal colore più chiaro. Se nella tua pagina non ci sono più domande attive, clicca su Avanti. In questo modo il sistema salverà i tuoi dati e ti condurrà alla domanda successiva. Potrai comunque modificare le tue risposte, ma attenzione, l'azione di modifica potrebbe attivare dei quesiti precedentemente disattivati. In tal caso dovrai inserire le informazioni richieste. Se fai delle modifiche, ricordati sempre di salvare. Il questionario contiene dei quesiti dove è richiesto l'inserimento di valori numerici. Un esempio è il quesito 13.1, dove si chiede il numero di volontari. In questo, come in altri casi, la somma dei valori inseriti viene eseguita in automatico dal sistema. Nei casi in cui si chiede di inserire valori numerici percentuali, ricorda di riportare un valore intero, senza decimali. Le istituzioni non profit che operano in più sedi, con lo stesso codice fiscale, rispondono ai sottoquesiti, fornendo le informazioni per ognuna delle proprie sedi. Ciascuna sede costituisce un'unità locale. Fai attenzione a che le risorse umane indicate nelle singole unità locali siano incluse nei totali dei seguenti quesiti: numero 13.1, relativo ai volontari, numero 17.1, relativo ai lavoratori, numero 18.1, relativo ad altre risorse umane. Ricorda che la sede centrale deve essere considerata tra le unità locali. Nel quesito 33 vanno inserite le informazioni riguardanti la sede centrale. Il prossimo video ti spiegherà come procedere all'invio definitivo del tuo questionario all'Istat.